I ragazzi della terza C, Fabio Ferrari. Che fine ha fatto l'attore? Fabio Ferrari è stato un attore di successo che ha riscosso particolare popolarità, soprattutto negli anni Ottanta. In tanti lo ricordano come Chicco nei Ragazzi della 3C, ma ha avuto anche tanti ruoli rilevanti in quel periodo. Nel 1990 fece anche parte della serie College, ma da molti anni ormai non è più in televisione. In tanti si chiedono se abbia deciso di lasciare e che cosa faccia oggi. Fabio Ferrari, la carriera del noto attore. Fabio Ferrari è stato un volto celebre degli anni Ottanta e proprio in quel periodo è iniziata la sua carriera, portandolo all'apice del successo. L'attore aveva intrapreso un percorso di studi completamente diverso ma, dopo le prime partecipazioni televisive, ha deciso di abbandonare l'università per inseguire il suo grande sogno. Nel 1987, il ruolo nei Ragazzi della 3C gli ha fatto ottenere un grande successo. Fabio Ferrari, figlio d'arte, in realtà si chiama Fabio Vitta. Un giorno un amico che incontrò per caso gli propose un ruolo in una commedia e da lì, con il personaggio di Pappola in Vacanze in America del 1984, iniziò la sua carriera nel mondo della recitazione. Poi Ferrari ha preso parte anche a College, ma da quel momento, purtroppo, è stato costretto ad allontanarsi dalle telecamere. Come lui stesso ha raccontato, ha dovuto combattere con una forte dipendenza dalle sostanze stupefacenti che, a suo dire, è stata anche provocata dall'improvviso successo che lo ha investito. Fabio ha dichiarato più volte, in passato, di essere andato in terapia per affrontare il problema e, fortunatamente, alla fine è riuscito a vincere contro la sua dipendenza. Malgrado si sia ripreso, non è più tornato né in televisione né al cinema, ed in tanti se ne sono chiesti il motivo. Fabio Ferrari, ecco che cosa fa oggi. In tanti si domandano cosa faccia Fabio Ferrari, dopo aver abbandonato la sua carriera di attore che sembrava essere così promettente. Ad ogni modo, pur non essendosi più visto in televisione, Fabio ha continuato a fare l'attore. Nel 2010 ha cominciato a dedicarsi al teatro, girando Chat a due piazze insieme ad attori come Raffaele Pisu e Lorenza Mario. Si è anche dedicato alla radio, con la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 Io, Chiara e l'Oscuro. Ormai dal 2019, collabora stabilmente con l'emittente televisiva Retesole e si occupa di gestire il programma I Fiumi del Calcio. Nel 2022 ha preso parte allo spettacolo a teatro Manco Fossi Laura Chiatti, e quindi si può dire che la sua vita lavorativa, sebbene lontana dalle telecamere, vada molto bene. Ferrari è sposato dal 1995 con una donna che ha sempre cercato di tutelare la sua riservatezza negli anni, e nel 1996 i due hanno avuto una splendida figlia. La coppia è ancora unita e al momento Fabio Ferrari continua con i suoi lavori, anche se probabilmente non apparirà più in TV. Voi che cosa ne pensate? Ricordavate di Fabio Ferrari e sapevate che cosa facesse oggi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.